Cari amici di Organum, buon pomeriggio. Oggi mi trovo ad Ardago, in provincia di Pordenone, dove terrò un concerto questa sera all'organo che vedete alle mie spalle. Si tratta di un Callido. E sono in compagnia dell'organista della chiesa, Fabrizio Zambò, al quale farò delle domande inerenti ovviamente allo strumento che userò questa sera. Fabrizio, a quando risale questo Callido, innanzitutto? Allora, da fonti non ufficiali, perché non ci sono della documentazione in parrocchia, sembra che sia un Callido del 1780 proveniente da una chiesa dismessa di Venezia, di Santa Maria Nova, fine 1808. Questa chiesa, questa pieve, è stata costruita 200 anni fa, e nel 1858 l'organo è stato portato da Venezia, da questa chiesa, assieme all'altare principale e i due altari laterali di sinistra. Fabrizio, penso che ovviamente, come tutti gli strumenti datati, anche questo abbia subito nel corso dell'ultimo secolo quantomeno delle operazioni di manutenzione o restauro. Sì, c'è stato nel 1953 una ristrutturazione dell'organo, portandolo a nuove esigenze per quel periodo là, dalla Fonica di Padova, il quale però ha stravolto lo strumento, e nel 1994 la ditta Zanin di Codroipo l'ha riportato alle origini, e sono 30 anni che l'organo fa servizio liturgico per tutte le festività, ogni domenica viene suonato e quindi viene mantenuto in vita. Oltre all'attività però di servizio liturgico, presumo che lo strumento serva anche per altre occasioni, Fabrizio. Sì, diciamo annualmente, proprio in questo periodo della nostra festa dell'Assunta, viene organizzato il concerto d'organo, magari accompagnato da un soprano, una tromba o un violoncello, e quindi annualmente viene proposta questa attività per ricordare appunto anche l'importanza dell'organo. Negli anni anche ci sono stati alcuni concertisti, alcuni organisti che hanno preferito fare delle registrazioni in loco sul nostro organo, perché l'hanno tenuto molto piacevole come suono e anche come è mantenuto negli anni. Bene, adesso siamo ovviamente seduti allo strumento e volevo fare un'osservazione un po' particolare. Che tipo di temperamento viene stabilito su questo organo, Fabrizio? È stata fatta un'accordatura con il temperamento di Tartini e Ballotti, che ha delle dissonanze in alcune note, in alcune canne. Allora, adesso proviamo a sentire in effetti alcuni accordi con poche alterazioni, sino ad aumentarle, e sentiamo cosa succede sotto l'aspetto uditivo. Un bel do maggiore. Andiamo a fa diesis maggiore. La bemolle. Si maggiore. Ecco che allora lo strumento parla in una maniera alquanto particolare, che serviva a suo tempo proprio per determinare alcuni aspetti psicologici anche della musica che sopra veniva eseguita. Parliamo adesso di un'altra caratteristica tipica dell'organo Veneto, cioè questo organo qua ha sia la tastiera che la pedaliera, cosiddetta tastiera corta, perché mancano alcune note. Ci sono le note, diciamo, fondamentali, mancano i diesis e bemolli fino a un certo punto. Del primo bemolle che troviamo è il si bemolle. Adesso okay. Sentiamo più sì. Tecnicamente come si chiama. Allora si può anche chiamare ovviamente ottava scavezza oppure
l'inizio della prima ottava è in sesta, perché l'ambito è sinceramente di sei note ed ogni un'ottava. Pertanto, per fare la scala di Do maggiore, il Mi corrisponde al Do, il Fa diesis corrisponde al Re, il Sol diesis corrisponde al Mi, il resto è è normalmente. La medesima cosa ovviamente avviene anche alla pedaliera, abbiamo detto. Passiamo adesso a vedere un po' anche il quadro fonico, cioè la voce di questo strumento, Fabrizio. Ecco, anche questo strumento ha, diciamo, una parte principale di registri che vanno dal principale fino a tutti i ripieni e una seconda riga di registri che sono quelli da concerto, partendo appunto dalla voce umana, flauti, cornetta e tromboncini. Magari nella spiegazione adesso si sentirà allora, fonicamente cosa interviene. Ad esempio, questo è il suono del principale. Possiamo aggiungervi la voce umana che emette dei battimenti. Sentite. Come diceva Fabrizio precedentemente, dalla base del principale si aggiungono sempre delle altre file che fanno parte del cosiddetto ripieno italiano. Tengo una singola nota e aggiungo un registro alla volta. Ovviamente nella parte esterna, in questa seconda fila più distante dunque dall'organista, troviamo quei registri che appunto Fabrizio definiva da concerto, che danno dei colori un po' particolari e arricchiscono, diciamo, la tavolozza sonora dello strumento. Abbiamo sentito precedentemente la dolcezza della voce umana, però abbiamo anche ad esempio un flauto che è in ottava, oppure il flauto in dodicesima, che ci porta chiaramente in un ambiente pastorale natalizio. Un'altra caratteristica, per esempio, è la voce del registro cornetta, che è una mutazione. E per ultimo abbiamo la voce dei tromboncini che si trovano proprio davanti, diciamo, all'organista in facciata. Abbiamo concluso così, seppur in maniera sintetica, la visione di questo splendido strumento, e nel ringraziare Fabrizio Zambon, che gentilmente mi ha invitato a tenere questo concerto, gli faccio omaggio di una mia recente revisione di un compositore veneto. Si tratta di 14 composizioni di Girolamo Schiavon, recentemente riscoperte. Grazie ancora, Fabrizio. Grazie per l'omaggio. E speriamo un buon concerto per questa sera. Speriamo bene, grazie.